Buonasera a tutti. Allora, commissioni congiunte, affari generali, commissione cultura, istruzione e turismo. Mercoledì 5 aprile 2023, ore 18, con ordine del giorno, aggiornamento sullo stadio Castellani. Prego con l'appello. Picchielli Andrea, Presente. Masi Leonardo, Rovai Viola, assente, sostituita dagli Allorenzi, Fluvisara, Cioni Simona, Fabrizi Riccardo, assente. Athos Bagnoli, insomma. Ecco. D'Antuono Maria Scira. Poggianti Sente. Andrea. Baldi Anna. Battini Vittorio. Presente. Cioni Beatrice. Mannucci Laura. Bagnoli Athos. Iallorenzi Roberto. D'Antuono presente, Pagni Chiara, Chiavacci Gabriele, Picchielli Andrea e Baldi Anna. Fine dell'appello. Allora, buonasera a tutti. Chiedo che sia messo agli atti la mancanza del sindaco Barnini, visto che questa commissione, che era originariamente prevista una quindicina di giorni fa, è stata spostata perché il sindaco ha chiesto, anzi, voleva essere presente, perché io e la presidente Scioni avevamo indicato che andava benissimo l'assessore Biuzzi o il vice sindaco, chi o chi per il sindaco, e invece ci è stato detto di non farla perché il sindaco voleva essere presente in prima persona. Quindi questo mi lascia effettivamente perplesso. Non perché non vada bene l'assessore Biuzzi, ripeto, ci andava benissimo, ma perché la commissione ci è stato chiesto di spostarla esplicitamente dal sindaco dopo che la data c'era stata indicata da lei. Quindi lo vedo veramente come cosa che ci sorprende, anche un po' poco rispetto istituzionale, visto che poteva essere comunicata prima l'assenza. Quindi veramente si è messo agli atti. Comunque, andiamo. Avevo convocato, anzi avevamo convocato la Presidente Scioni già. Si sente? Affinché rimanga al verbale, il sindaco ha avuto un impegno non, diciamo, all'ultimo momento, per cui al momento in cui, essendo avvenuto il giorno stesso, non l'ha comunicato prima perché chiaramente prima non lo sapeva. Però io dico, cioè, per me si può anche rimandare, cioè io posso parlare a nome del sindaco, però quello lo deve decidere il presidente. Ripeto, per me e per la Presidente Scioni ci eravamo confrontati, va benissimo la presenza dell'assessore, come andava bene già nell'altra commissione. Noi non abbiamo mai Perfetto. detto che ci debba essere il sindaco, è il sindaco che voleva farlo lei in prima persona, quindi per me va benissimo, l'assessore è allo sport, quindi le competenze sono quelle dell'assessore, per me non vedo il bisogno della presenza del sindaco, quindi Perfetto. si può andare avanti. Allora, c'era stata la commissione, appunto, lo Stadio Castellani, e eravamo rimasti che l'assessore ci avrebbe aggiornato sulla valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, che è arrivata, leggo tramite i giornali, e quindi partirei da questo punto, visto che con diciamo, il discorso Stadio Castellani è legato tutto il master plan per lo sport, quindi è importante capire qual è la valutazione fatta dall'Agenzia delle Entrate e capire se quindi l'amministrazione si sta muovendo per il percorso di alienazione dello Stadio Castellani. Quindi partirei da questo punto con l'assessore, se quindi ci diciamo, riepiloga un po' gli ultimi mesi, come è andata avanti la situazione, e anche magari proprio un aggiornamento a lunedì sera, visto che c'è stato anche un incendio, ci sono stati danni, di quale entità, se ci può aggiornare anche su quello. Grazie. Prego, assessore. Allora, comincio dall'incendio che è gestione corrente. Praticamente l'incendio, se
si può definire tale perché comunque c'era presenza di fuoco, anche se era minima, si è sviluppato all'interno di una canaletta per il fatto che presumibilmente qualcuno ci ha gettato una sigaretta e c'erano del fogliame, delle cartacce accumulate, insomma della sporcizia accumulata, e quindi diciamo così la cartaccia, l'iniziale di cartaccia ha fatto da innesco all'incendio. Io stavo già andando alla partita, chiaramente quando mi hanno avvertito ho diciamo un po' anticipato l'entrata, ma sono arrivato all'interno del locale infermeria che praticamente non c'era già più nulla, nel senso anche a livello olfattivo non si sentiva nemmeno l'odore di bruciato, cioè non era una situazione, se non ci fosse stato pompieri fuori non avrei detto che c'era stato l'incendio. Quindi i pompieri oralmente a mia domanda di cosa era successo mi hanno spiegato quello che vi ho appena detto, però minimizzando molto diciamo l'entità, anche perché diciamo si era avuto un pre-intervento con gli estintori che sono allo stadio già da parte del personale che era presente per la partita, tant'è vero che l'arbitro ha ritenuto opportuno per motivi di sicurezza rimandare ad un'ora la partita per fare tutte le valutazioni del caso, però insomma nel senso della non gravità della cosa me ne sono accorto quando si è saputo che l'arbitro aveva rimandato solo ad un'ora, ma non era mai stata diciamo in forze il fatto che si sarebbe giocato il giorno stesso. Poi dopo la partita sono stati fatti ulteriori controlli e poi nei giorni successivi, e credo anche durante questa settimana, sia in programma la ripulitura della canaletta suddetta e delle varie canalette che possano avere il medesimo problema, e la messa, tra virgolette, di alcuni apparati che impediscono alle cicche di andare dentro le canalette, per cui insomma la situazione era abbastanza sotto controllo già diciamo al momento in cui c'è stato questo principio d'incendio, e credo che la società gestore in questo momento stia attuando, la società gestore, cioè l'Empoli FC, stia attuando tutte le varie azioni atte a prevenire in futuro il verificarsi di questa cosa, anche se qualcuno invece di buttare le cicche non le deve buttare, diciamo così, le butta in terra e poi con il vento vanno a giro per lo stadio. Però insomma già da subito ho visto che la situazione era in mano sia a pompieri, ma anche si è comportata bene la società, perché ha agito da subito come doveva agire, per cui insomma bene, un po' di paura diciamo iniziale mentre mi recavo in macchina allo stadio, però insomma già da subito si è visto, mi sono tranquillizzato personalmente da subito perché ho visto che la situazione era sotto controllo. Questo per quanto riguarda l'incendio. Visto che appunto queste sono, ora non è una spesa ordinaria, se no toccherebbe all'Empoli, è straordinaria per quello che è successo, ma quindi queste spese diciamo di pulizia, di rimessa tutta in sicurezza sono a carico dell'Empoli, quindi? Certo. Come gestore, sì. Come gestore è tenuto, quando fa un evento, che è l'evento partita di Serie A, è tenuto a gestire, è un'attività come qualsiasi altra che viene fatta diciamo in maniera propedeutica alla realizzazione della partita. Assessore, allora facciamo così, dividiamo, intanto ha parlato di questo punto visto che c'è un intervento, prego consigliere Baldi. Una domanda mi sorge spontanea, ma a chi spettava la pulizia di queste canalette che non erano state pulite, e da quant'è che non erano state pulite? Se ha preso fuoco cartacce, ha detto foglie, insomma si sa qualcosa? Si va a fare altre domande? Ce n'è più? Ci
sono altre domande su questo punto, su questa cosa? No, non ce ne sono, prego assessore. All'Empoli, essendo una roba ordinaria di pulizia, diciamo, come puliscano prima e dopo o comunque quando è necessario, come puliscano gli spalti o puliscano tutte le aree inerenti alla partita, diciamo. Prego, assessore, sull'altra. Allora, passiamo all'altro argomento. Io rifarei, se siete d'accordo, un po' una timing di quello che è successo, non partendo dai 2015, perché sennò diventa un romanzo, però diciamo dalla presentazione del project financing da parte degli Empoli FC, che arrivò a dicembre 2018. Arrivò il famoso project financing. Quindi partì tutto l'iter di valutazione del project. La prima cosa degna di nota di rilievo si ha quindi ad agosto 2019, quando il partner, diciamo, costruttivo dell'Empoli, che era Pessina Costruzioni, arrivò alla richiesta di concordato in bianco, perché aveva avuto problematiche, i giornali riportarono di mancati introiti da parte di Pessina, che era a quel tempo anche sulla ricostruzione o la costruzione di un ospedale alla Spezia, per cui si trovò in difficoltà finanziarie riguardo a questo, cosa lo mise in crisi, diciamo, come azienda, e che quindi lo portò a dire ho questi problemi, e sia l'Empoli Football Club che l'amministrazione comunale, quindi di conseguenza ebbero notizie di questo, di questo problematiche, cosa che si protrasse fino a, era agosto 2019, settembre, ottobre e novembre, quando ci fu il ritiro del project da parte di Empoli FC, proprio in ragione del fatto che il partner era venuto meno. A quel punto ci fu una sorta di, diciamo così, di cambio di impostazione generale, perché diciamo l'Empoli, come si lesse tutti sui giornali, aveva difficoltà relativamente a trovare un altro partner, perché comunque il rifacimento di uno stadio è una roba piuttosto complicata, per cui arrivò a novembre 2019 e ritirò il project financing, non tanto per colpa dell'Empoli FC quanto per far fronte a una situazione che si era creata, se vogliamo, suo malgrado. Quindi ci fu questo cambio di impostazione, per cui avemmo il contatto con l'Agenzia delle Entrate come comune per mettere in campo una possibile vendita dello stadio, e l'Agenzia delle Entrate era l'organo deputato a effettuare la valutazione del bene per metterlo in vendita. Procedimento che fu molto lungo, della serie che occupò tutto il 2020 e parte del 2021, ma non solo, perché comunque l'Agenzia delle Entrate si prende i suoi tempi tecnici, diciamo, di valutazione, ma perché ci fu tutto un lavoro propedeutico di misurazione dello stadio, di conteggio dei vani, ci furono proprio fisicamente tecnici che andarono a misurare i vari vani, le varie, cioè si arrivò a un livello di dettaglio molto importante, non solo per quanto riguarda fogli, ma anche proprio per quanto riguarda sopralluoghi sul posto, con tanto di misurazioni laser sul posto. Per cui ci fu nel luglio 2021 l'accordo con l'Agenzia delle Entrate per la valutazione dello stadio, si arrivò alla fine del 2021 con la determina di spesa e la firma dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate. E diciamo così, l'Agenzia delle Entrate arrivò a fare la stima a febbraio 2022. Riguardo a questa stima,
C'è anche, se la ritrovo, una interrogazione scritta presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli relativa allo stadio comunale, che chiedeva il valore di mercato, e fu risposto, e questa sì, ce l'ho. È ancora, cioè, la risposta fu che l'agenzia stimò il più probabile valore di mercato sulla base di una possibile variante urbanistica, e che in merito a questa richiesta relativa alla valutazione il dirigente precisò che, trattandosi di dati oggetto di un iter procedimentale ancora in corso di istruttoria, c'era un vincolo di riservatezza, e che gli stessi proponenti o i consiglieri in generale, se interessati, potevano, dovendo rispettare questa riservatezza, avere accesso ai dati e prenderne visione raccordandosi con il dirigente competente, cosa che vale tuttora. Però, diciamo, nella cronologia del racconto, questa valutazione è arrivata a febbraio 2022. Nel giugno 2022 è stata rimessa all'Agenzia delle Entrate richiesta di chiarimenti e osservazioni in merito alla relazione depositata, perché furono chiesti dei chiarimenti riguardo al documento che arrivò, e la risposta ai chiarimenti arrivò all'ufficio comunale in data 9/6/2022. Tutto questo poi siamo arrivati all'autunno, famosa guerra in Ucraina, caro bollette e quant'altro. Dai giornali apprendemmo che il presidente dell'Empoli Football Club disse che, a causa del famoso caro materiali che ha investito un po' tutti, e quindi tutti, chiunque doveva costruire, diciamo, la ristrutturazione del Castellani, intesa proprio come prendo e rifò le curve, rinnovo lo stadio, era raddoppiata come costi, e quindi in quell'articolo lasciava intravedere l'ipotesi di uno stand-by di questa potenziale partecipazione alla gara, diciamo, relativamente all'acquisto. In tutto questo, come amministrazione comunale, e questo ci terrei a dirlo, perché inizialmente il project financing prevedeva la realizzazione di un campo d'atletica, perché qualora si dovesse levare, e era nel progetto levare la pista d'atletica all'interno dello stadio, c'era da parte del proponente l'obbligo di rifare un impianto d'atletica. Chiaramente, al momento in cui c'è stata questo switch verso il discorso alienazione dello stadio, comunque l'amministrazione comunale, non senza sacrifici, però consapevole che i sacrifici portavano a un beneficio per lo sport e anche direi per le scuole, ha ritenuto opportuno andare alla realizzazione in maniera improprio, diciamo, della pista d'atletica, percorso che ha visto l'intera progettazione da parte dell'amministrazione comunale e la stesura di un progetto che è una pista d'atletica che ha rilevanza nazionale, non voglio dire europea perché voglio sta basso, però nazionale di sicuro. Quindi nel polo di Via Sanzio, realizzazione di una pista a 8 corsie con tutti i vari salti, le varie pedane, le varie corsie per i 100 metri, tutto doppio, con 1500 metri quadri di tribune, con palestre e pista indoor dentro, cioè hai coperto, che quindi consente anche l'allenamento invernale per le discipline indoor, con tutta una serie di locali e sottoservizi che sono propedeutici allo svolgimento di gare perlomeno nazionali,
in più con bar, ristoro, percorsi atti a svolgere attività, diciamo, regolamentari da gare regolamentari da parte della federazione, più una pista, diciamo, circuito di pattinaggio e ciclismo esterno alla pista d'atletica per consentire le attività di pattinaggio e ciclismo anche di usufruire dell'area con possibilità di realizzare anche scuola ciclismo che prevede la necessità di spogliatoi. E diciamo così, con un investimento di circa 7 milioni di euro, ricorrendo a varie forme di finanziamento, cofinanziamento da parte della città metropolitana, da parte della regione, da parte del credito sportivo da cui noi abbiamo preso un finanziamento, insomma, tutto insieme, questo è forse il più grosso finanziamento e la più grossa opera sportiva che è stata progettata e che ha avuto le gambe dai tempi di Albana Ramini, più o meno, della serie. Non era stato più fatto un intervento di questa portata. Ci tenevo a dirlo anche perché questa pista d'atletica è vicina alle scuole e quando verrà realizzata probabilmente ottempererà alla richiesta di spazi sportivi anche per le scuole, mettendo forse fine al via vai dei pullman che sono costretti a portare le varie scolaresche da 40 anni a questa parte il Palazzetto Aramini o comunque nella zona sportiva perché la scuola non ha abbastanza spazi sportivi. Per cui, insomma, nel senso abbiamo in proprio ritenuto di fare questa cosa qui. Recentemente abbiamo ottenuto l'ok del CONI e l'ok della FIDAL, per cui siamo pronti diciamo, nel 2023 a portare i mezzi e andare a iniziare i lavori. Lavori che dureranno, ora di preciso non lo so, ma presumibilmente un paio d'anni minimo, sicuramente se si inizia nel 2023. Forse il nastro lo taglierà chi ci sarà nel 2026, diciamo, voglio stare ragionevolmente entro i termini di 2 o 3 anni, considerando che rallentamenti magari possano avvenire, però insomma il progetto le gambe l'ha avuto. Per cui questo nell'ottica di una visione d'insieme, perché comunque si partì illo tempore nel 2015 a parlare sì di Stadio Novo, ma che cosa ne è dell'atletica e di tutte le realtà sportive che sono nel sottomaratona, per cui insomma questa cosa è bene che in una commissione venga detta. Cosa succede ora riguardo al discorso dell'alienazione, quindi, cioè fatta la parentesi dell'atletica, che non è, diciamo così, una parentesi da poco, ma è una cosa fondamentale e caratterizzante tutto questo procedimento. Che cosa succede ora? Allora, l'amministrazione comunale sta valutando l'opportunità di proseguire nel procedimento di alienazione che era stato ipotizzato, anche in virtù di quello che si sta muovendo nel contesto fiorentino, perché nel frattempo si è avuto no, si sa, sebbene non ci sia ancora nulla di scritto dai giornali nazionali, locali, fiorentini, si è avuto questa non è una voce ormai, è una notizia di popolo che la Fiorentina sta cercando uno stadio per via del rifacimento del Franchi. Ecco, in virtù di ciò che si sta muovendo riguardo allo stadio Franchi, alla vicenda e come si evolverà, diciamo, la vicenda dello stadio Franchi, noi stiamo valutando l'opportunità di proseguire e capire come proseguire in questo procedimento di alienazione, perché chiaramente è evidente che le condizioni per
diciamo, in cui ci trovavamo sono cambiate. Il quadro è chiaramente più complesso perché noi siamo l'unico altro stadio, oltre a Firenze, che ha le caratteristiche per giocare la Serie A attualmente, e siamo lo stadio di Siena non ha le caratteristiche, altri stadi non hanno le caratteristiche, e siamo anche, tra l'altro, l'unico stadio dentro la città metropolitana su cui si può giocare la Serie A, a parte il Franchi. Per cui, diciamo, questo può creare problematiche perché si rischia di avere una situazione ingovernabile qualora, diciamo, la gara procedente, rispettando tutte chiaramente le procedure a evidenza pubblica, cioè si dovesse avere alla fine della procedura a evidenza pubblica di alienazione l'acquisto da parte o della Fiorentina o dell'Empoli, che si è messo d'accordo con la Fiorentina per far giocare all'interno dello stadio Castellani. Anche la Fiorentina praticamente ci si trova in una situazione che non è quella che avevamo ipotizzato prima di sapere lo stadio Franchi era inutilizzabile per 2 anni. Per cui questo percorso di alienazione va valutato anche alla luce di questi fatti, se no noi ci si trova a avere una situazione ingovernabile. Questo è. Allora, intanto la parola a consigliere Scioni, poi volevo intervenire anche io su questo. Prego. Sì, un po' di cose. Intanto l'ultima notizia che ci ha dato l'assessore di un eventuale ripensamento, qui ovviamente noi siamo, si sarebbe d'accordo, nel senso che noi abbiamo scritto ai dirigenti annunziati nel marzo 2021, quando cominciò l'amministrazione a parlare di alienazione dello stadio. Abbiamo fatto un'interrogazione all'assessore, questa gli è sfuggita, perché rispose la sindaca. A aprile 2022 ha risposta orale in Consiglio Comunale dopo la valutazione dell'Agenzia delle Entrate per chiedere, fra l'altro, cosa era stato fatto valutare, perché eravamo rimasti che ci sarebbero state due valutazioni, una del manufatto così com'è ad oggi e l'altra con una possibile variante da un punto di vista anche urbanistico e comunque di utilizzo. E che riguardava il commerciale, si voleva capire cos'era stato fatto valutare. L'idea era di farle valutare tutte e due e per quanti metri quadrati di commerciale e quindi cosa avrebbe comportato la nostra città. Detto questo, ora l'ultima affermazione dell'assessore mi fa un po' effetto, nel senso che se l'Agenzia delle Entrate fosse stata più veloce, magari si era già provveduto a, perché è tanto che se ne parla, all'alienazione. E a quel punto, magari era l'acquisto fatto dall'Empoli o dall'Empoli insieme alla Fiorentina o da chiunque altro, potevano decidere che nella nostra città ci sarebbe stata comunque la Fiorentina. Quindi, a prescindere dalla città di Empoli, visto che poi diventava una cosa privata, ma forse si poteva intervenire per motivi di sicurezza, ma diventava assolutamente estranea a noi, tanto che questa riflessione l'amministrazione la sta facendo ora. Ecco, questa era una possibilità che c'era anche prima, quando si era scelto di alienarlo. E questo un po' ci preoccupa su quali sono i parametri per scegliere, per fare le scelte. Cioè, no, non si era valutato che poi ci poteva essere la Fiorentina o qualsiasi utilizzo il nuovo acquirente, l'acquirente, insomma, quello che diventava poi titolare. Noi, come si sa, si propone invece una concessione e quindi stabilire delle regole chiare anche in caso di eventuale fallimento, come si rientra in possesso, e si chiede che il commerciale da inserire lì sia il minimo possibile, perché si sa che il commercio è a saldo zero. Se si spostano delle attività nello stadio, si impoverisce altri luoghi e ci pare, insomma, che probabilmente questo non sia il momento. Torno quindi
A questo punto io anche su l'aggiornamento sulla commissione mi pare di essere ritornata indietro, cioè ancora non si sa l'amministrazione cosa vuol fare, non solo, ancora non si sa l'amministrazione di cosa terrà conto per decidere che fare, perché per esempio questa era sfuggita, che se oggi fosse privato l'amministrazione guardava che succedeva, tant'è vero che ora viene fuori, no, siccome devono rifare lo stadio a Firenze, prima di venderlo aspettiamo, perché insomma un po' bizzarra questa cosa, a parte che si sapeva anche prima che lo stadio a Firenze doveva essere rifatto, ma poi il proprietario poteva decidere di farci giocare il Pontedera, la Lazio, la Roma, chiunque, probabilmente il miglior offerente. Però ci se ne accorge ora che c'è. Poi a questo punto però mi viene da fare una domanda in più. Ma l'amministrazione queste cose le sa come noi, da giornali? Non ho capito quando l'assessore ha detto c'è stata una richiesta formale, c'è stato considerando che lo stadio è ancora di proprietà del comune, c'è stata una richiesta formale da parte della Fiorentina, l'ha chiesto all'interno della città metropolitana, quando lo stadio di Firenze fu rifatto per Italia 90, la Fiorentina giocò anche a Perugia, cioè il fatto che all'interno della città metropolitana ci si sia noi, si poteva non esserci o non avere uno stadio adeguato, tra l'altro non lo so, quanti abbonamenti ha la Fiorentina? Da quello che mi risulta sarà difficile anche riuscire a contenerli tutti nel nostro stadio, senza contare tutto quello che implica avere tutte le domeniche, tutte le settimane una partita di calcio nel nostro, di Serie A nel nostro territorio. Però ecco, così banalmente, ci sono stati dei contatti della Fiorentina o veramente, come ha detto l'assessore, si sa da giornali, è un po' più di una realtà, così per capire. E poi l'altra cosa, bene, intanto ribadisco la domanda a cui non abbiamo ancora avuto risposta, quali sono le due stime che si è fatto fare all'Agenzia delle Entrate e in quella che prevedeva anche il commerciale, di quanti metri quadrati si parla. Poi andremo a vedere, non capisco sinceramente nemmeno il motivo della segretezza. Se l'assessore magari dettagliando con riferimenti normativi ce lo può spiegare, forse il dirigente l'ha anche annunciati, e l'altra cosa, se il dibattito allora sullo stadio, che fra l'altro ricordo non è mai stato nel piano delle alienazioni portato in consiglio comunale, nemmeno quando si era deciso di venderlo, l'idea della vendita per finanziare il master plan dello sport o una parte della strada, a questo punto non esiste più questa necessità, perché come giustamente ha detto l'assessore, il comune ha provveduto con fondi propri, quindi vorrei capire se serenamente si può riaprire la discussione su cosa fare dello stadio, quindi magari l'idea della concessione che non prevede uno sviluppo commerciale che modificherebbe sostanzialmente la nostra città, se questa discussione appunto si può riazzerare e ripartire. E nel frattempo chi si occupa della manutenzione, come si sa, c'è un contratto e poi ci sono delle consuetudini. Molte cose nel nostro rapporto con l'Empoli Calcio stanno nelle consuetudini. Vorrei capire se, permanendo questa situazione, si può sottoscrivere qualcosa che dia maggiore certezze. Prego, assessore. No, io volevo chiedere appunto, una era la domanda, quella del discorso delle due valutazioni e quindi perché è segreta, e quella l'ha già detta la consigliera Scioni, mentre io volevo capire per il discorso dello stadio se si è quindi ipotizzato altre soluzioni come quelle precedenti, quindi non solo il discorso allenazione che ora è in dubbio, quali sono le alternative e se il discorso del master plan dello sport è legato solo a quello o comunque va avanti, ci sono i fondi per fare qualcosa senza l'alienazione dello stadio. Quindi
Sentite? Allora, sì, il discorso della Fiorentina che diceva la consigliera Cioni, dice, ha fatto emergere delle criticità. Sicuramente, diciamo, avendo due squadre che vengano a Empoli, e abbiamo una Serie A o una Serie A, una Serie B. Nel caso malaugurato in cui noi a volte in qualche anno ci troviamo in Serie B, comunque crea delle criticità. Chiaramente queste cose a livello di sia di quando fu proposto il famoso project financing dell'Empoli, sia per quanto riguarda la questione dell'alienazione, sarebbero state diciamo regolamentate e l'argomento sarebbe stato trattato mettendo chiaramente delle clausole che però diciamo il procedimento, entrambi i procedimenti, sia il master plan dello sport, il project financing, sia diciamo l'alienazione, non erano giunte ancora a quello stadio lì. Tuttavia, diciamo, la questione della Fiorentina si pone chiaramente come una questione d'emergenza che pone una serie di interrogativi alla città che poi non c'è bisogno che si stiano a dire qui, sono una questione di viabilità, una questione di sicurezza, una questione, cioè tutte le questioni legate al carico che dovrebbe sopportare la città, chiaramente anche il quartiere di Serravalle relativamente all'avvenuta, diciamo, di una squadra. Questo fatto della Fiorentina chiaramente non ha visto nessuna richiesta formale né da parte del comune di Firenze né da parte della società fiorentina, cioè ad oggi non c'è una lettera protocollata in comune o una mail arrivata al sindaco o all'assessore in cui si dice oh, ci dai lo stadio perché io non so dove andare a giocare. Chiaramente però il sindaco di Empoli ha avuto dei colloqui con il sindaco di Firenze Nardella, il quale gli ha fatto presente questa criticità all'interno della città di Firenze relativa alla Fiorentina, o perlomeno all'impossibilità di giocare allo stadio Franchi. Detto questo, ancora forse non è arrivato nulla di definitivo perché c'era una situazione molto in bilico legata alla questione dei fondi europei che a quanto pare l'Unione Europea ha dichiarato non imputabili, diciamo, alla realizzazione dello stadio. C'è anche tutta una questione costruttiva, vale a dire, a un certo punto è possibile che la Fiorentina giochi a Firenze facendo come hanno fatto a Udine, cioè sezionando una parte delle tribune e facendo di quella parte un cantiere ben separato dal resto dove ci va gli spettatori? A Udine l'hanno fatto e a un certo punto di questa vicenda si è sentito tutto e il contrario di tutto, che la Fiorentina preferiva giocare a Firenze. Chiaramente dal punto di vista sportivo per loro sembrava fosse una opzione migliore perché sebbene perdesse qualche posto non perdeva, diciamo, la fidelizzazione degli abbonati. Poi è stato proposto o comunque è stata ventilata l'ipotesi di giocare alla scuola Marescialli, per cui diciamo ad oggi ci sono tante variabili e tante ipotesi che si devono chiudere, per quello che forse per ora si è avuto solo abboccamenti verbali e la situazione è stata attenzionata solo, diciamo così, in maniera informale. C'è un problema anche di quantità di gente che viene. Attualmente la Fiorentina credo che abbia
21.000 spiccioli di abbonati, per cui diciamo così, chiaramente lo stadio Castellani ne può contenere solo 16.150, una roba di genere. Ora, non che ai comune d'Empoli o a noi empolesi ci faccia rilevanza il fatto che noi qui posto sa, e chiaramente nel senso non è che si può moltiplicare i posti o fare in modo che i fiorentini vadano uno in colla all'altro, per cui lo stadio è omologato per giocare in Serie A, però con quel numero di posti lì. Chiaramente, nel senso, non so come la Fiorentina o il Comune di Firenze intendano fare per la questione di quelli che rimarrebbero fuori, e sinceramente non è all'attenzione di questa amministrazione. Cioè, io ho un tot di posti e quelli sono. Per cui, però, effettivamente è vero che la Fiorentina ha più abbonati rispetto a posti disponibili ai Castellani, e forse era anche per quello che sicuramente prima, cioè della serie, si sta valutando anche altre soluzioni, o perlomeno la Fiorentina e il Comune di Firenze sembrava valutassero altre soluzioni. La serie, non è un problema da poco, anche perché 4.000 esclusi, in base a cosa le escludi? Cioè, mi porrei il problema se fossi a Firenze. Sono a Empoli, il problema chiaramente non me lo pongo. Sul discorso delle due stime, riguardo alla stima, preferisco, come dicevo, rimettere tutto all'iniziativa dei consiglieri, che possono parlare con i Però magari se ci dice dirigenti. cosa è stato fatto stimare, ecco. No, preferisco che parliate con il dirigente, Che che vi non è darà facile, non tutte. risponde al telefono, non è facile fissare gli Lo so, appuntamenti. sentite, quello non so che dirvi. Per quanto riguarda la discussione, cioè della serie, non è che era chiusa, la discussione è sempre aperta e è sempre stata aperta nella serie. Chiaramente è stato un procedimento lungo che parte non da quando sono partito io con la Timing, ma è partito addirittura nel 2015. Sicuramente la lungaggine l'ha generata anche i tempi tecnici di risposta dei vari enti, o i tempi, diciamo, progettuali, prima ancora relativi ai project financing. In mezzo ci si è messo una pandemia mondiale che ha chiuso tutto, e ricordo a tutti che nel 2020 praticamente non si sapeva nemmeno il che ne sarebbe stato dello sport, perché sapeva tutti problematiche molto più impellenti rispetto allo sport. Però insomma, lo sport è non per fare quello e guarda sempre lo sport, però è stato duramente colpito, è stato colpito anche parecchio dopo, nel 2021, e non si è fatto a tempo a riaprire, diciamo, la normale vita sportiva. E poi c'è stato il caro bollette, il caro materiali, che per lo sport sono devastanti. Caro bollette per quanto riguarda la gestione, ma anche caro materiali, perché come si cambia una recinzione anche semplice in un impianto sportivo, sono centinaia di metri di recinzione. Per cui, insomma, quando si parla di interventi in impianti sportivi, il caro materiali può fare la differenza. Discorso manutenzione dello stadio, chi se ne occupa? Allora, c'è da convenzione. Chiaramente la manutenzione ordinaria spetta ai gestori, la manutenzione straordinaria spetta il proprietario dello stadio Castellani. C'è l'opzione per cui la manutenzione straordinaria a suo tempo fu messa si disse che qualora ci fosse necessità e il gestore si volesse far carico della manutenzione straordinaria, c'era la possibilità all'interno della convenzione che il gestore si facesse carico della manutenzione straordinaria senza che nulla fosse dovuto alla proprietà, perché chiaramente questo è anche una norma dettata dalla velocità con cui si sviluppa lo sport. Nel senso, ti arriva una norma della Lega per cui se tu devi avere un numero di lux
maggiori per quanto riguarda le torri faro e non è che la Lega te lo manda a dire 6 mesi prima, 8 mesi prima, te lo manda a dire in tempi molto stretti, per cui diciamo così, il gestore ha la possibilità, non dovendo fare con soldi pubblici, di essere molto più veloce e di farsi trovare pronto per quanto riguarda la tempistica che è stretta, perché te finisci il campionato a maggio e te a agosto devi avere già l'impianto pronto, per cui c'hai una finestra possibile di 3 mesi. Riguardo alle altre soluzioni, relativamente al discorso dello stadio Castellani, lo dicevo prima, nel senso non avendo intrapreso nessuna gara, nessuna procedura a evidenza pubblica ci ha incanalato all'interno di un percorso, chiaramente della serie il fatto di non essersi incanalati in un percorso, questo non preclude altre soluzioni. E per quanto riguarda il master plan, chiaramente all'inizio era tutto legato, cioè stadio, master plan, pista d'atletica e quant'altro. Siccome all'interno di questo procedimento c'è stato tutta una serie di problemi anche non legati a la volontà delle parti, ma legati a, come dicevo prima, problematiche mondiali, Covid, caro bollette, guerre varie che hanno complicato la situazione, problematiche legate a soggetti terzi tipo il costruttore che fa il concordato e quindi si ritira dai progetti e quant'altro, chiaramente in questi anni, dal 2015 ai 2020, l'amministrazione comunale ha ritenuto che, data l'impellenza di infrastrutture sportive come quella per esempio della pista d'atletica, fosse necessario, diciamo così, avviare dei percorsi per conto proprio per rinsaldare un po' la dotazione di impianti sportivi all'interno del comune e quindi, diciamo, da qui la scelta di fare la pista d'atletica piuttosto che, boh, nel senso, penso alla palestra in più che viene fatta alle scuole, penso a quella di città metropolitana che comunque viene fatta alle scuole, noi si fa a Pontorme, la città metropolitana la fa sempre alle scuole, però nel plesso di Via Sanzio, relativamente al progetto di implementazione dell'impiantistica scolastica, e però poi servirà anche allo sport, diciamo, serale. Per cui, insomma, nel senso, il master plan dello sport. Sì, era partito in un modo, ma ha avuto delle evoluzioni e sono legate un po' alle vicende che si diceva tutti ora. Quindi siamo per ora un po' in stand-by, vista questa situazione. Riguardo al discorso di Fiorentina, però, l'assessore ha fatto un errore, cioè, sul discorso che diceva c'è la possibilità che lo Stadio Franchi sia fatto, diciamo, a pezzettini, come è stato fatto Udine, come è stato fatto Bergamo. Quello è già escluso, cioè, se andrà avanti diciamo, i lavori con i fondi del PNRR, quello è già escluso, quindi che la Fiorentina rimanga nei Franchi è una possibilità esclusa a prescindere, quindi quello che ho No, detto. io l'ho detto perché era ventilata questa Scusa. ipotesi sui giornali, però non, se te hai notizie più fresche, nel senso, però era una delle ipotesi. Quello è il progetto approvato, finanziato con fondi del PNRR, vediamo ora se il governo e il Comune di Firenze riusciranno a confermare quella cosa lì. Non è un'ipotesi ammissibile, cioè la Fiorentina non può rimanere uno stadio franchi, anche se la società Cioè, avrebbe lei sta voluto. dicendo che non può giocare compartimentando gli Esatto, interventi? questo è escluso, cioè nel progetto che viene portato avanti non può giocare, quindi Empoli non è cioè una possibilità concreta anche in quell'aspetto lì, perché non esiste la possibilità che la Fiorentina rimanga al franchi se verrà fatto l'intervento ai fondi del PNRR, visto che c'è questo, No, diciamo. mi
Chiedo scusa allora perché mi sembrava di aver capito dai giornali che dice si fa prima una parte, si compartimenta la parte dove lavoro tenendo la metà, diciamo, delle tribune, però insomma, nel senso, sinceramente l'ho letta, diciamo, davanti a un cappuccino e un cornetto perché comunque non era una roba che mi interessava approfondire. Invece bisogna essere informati perché se poi la Fiorentina si farà avanti bisogna capire bene com'è la situazione. Quindi comunque c'è Battini che mi ha chiesto la parola da remoto. Posso? Mi sentite? Sì, prego, prego. No, volevo solo chiedere riguardo le osservazioni che ha fatto l'assessore su, per esempio, sullo stadio di Siena, vorrei sapere perché non è adatto, dato che fino a, mi pare, 10 anni fa circa ci giocava abitualmente la Serie A, quindi non so cos'è, se ci sono stati degli adeguamenti da parte della Lega che non permettono più allo stadio di Siena di essere a norma, oppure ecco, cos'altro, magari se può dire qualcosa in più. E per quanto riguarda la situazione della Fiorentina, io, insomma, dal mio modesto parere, penso che sia l'ultima, o almeno debba essere l'ultima delle preoccupazioni, perché diciamo causerebbe vari problemi con una variante urbanistica in corso proprio in quella zona, con magari possibili problemi di ordine pubblico o altro che ci può essere, oltre al fatto che appunto c'è questo discorso dell'alienazione in corso dello stadio di Empoli. Credo che sarebbe opportuno da parte della loro società di, ecco, cercare altri stadi, anche perché mi ricordo, ora non vorrei sbagliarmi, ma il Cagliari, per esempio, quando doveva rifare lo stadio qualche anno fa, giocò addirittura qualche partita a Trento, se non sbaglio. Quindi ora non credo sia necessario magari allontanarsi così tanto, però per esempio ci sarebbe lo stadio di Reggio Emilia che potrebbe essere tra i papabili e comunque sia rientrare in una zona vicina comunque a Firenze, raggiungibile dai loro tifosi. E per quanto riguarda invece le altre cose riguardo il nuovo polo in via Sanzio, volevo sapere dove sarà ubicato precisamente, perché non l'ho capito bene dalla spiegazione e non sono stato attento io, magari, non lo so, questo mi scuso. E poi per quanto riguarda le attività che verranno spostate lì, come il pattinaggio, il ciclismo, che attualmente vengono svolte in un'altra zona, volevo sapere poi quelle che verranno poi rimosse dalla Ramini. Gli spazi vuoti rimasti alla Ramini a cosa saranno dedicati poi? C'è già in mente qualcosa? E se poi magari c'è una ristrutturazione in programma anche per il palazzetto Ramini eventualmente. Grazie. Altri? Allora, c'è la domanda di consigliere Poggianti e di Masi. No, la mia non sarà una domanda, ma prima un'affermazione di sconcerto e poi una formulazione di una proposta. L'affermazione di sconcerto circa il fatto che si arriva in commissione a disquisire per gran parte dell'intervento dell'assessore su chiacchiere da bar. Come? No, non ho Su capito. chiacchiere da bar. Un assessore è informato sullo stadio quanto un quisque de populo che si affaccia al bar e, come ha detto lo stesso assessore, commenta di fronte a cornetto e cappuccino una questione di milioni di euro con una totale mancanza di preparazione sul punto. E anche alle domande puntuali che ha rivolto la collega Scioni, che io non mi sono ben visto di riproporre perché avevamo proposto un'interrogazione scritta a cui ha risposto il dirigente, segnalo come l'assessore anche in questo caso abbia mancato di dare delle risposte puntuali giuridiche sul motivo per il quale siano secretati dei dati importanti come le valutazioni dell'Agenzia delle Entrate. Detto questo in premessa, e considerato che fuori dall'orizzonte della chiacchiera da bar da questa commissione non si riesce ad uscire, chiederei di eventualmente proporre formalmente a firma del Presidente della Commissione e dell'Assessore una richiesta al Sindaco di Firenze e al Presidente della Fiorentina di esternare quali sono le reali intenzioni, le reali proposte su un'eventuale, chiamiamola, OPA sportiva sul presidente dell'Empoli, sullo stato dell'Empoli e sul quello che può essere il tessuto cittadino, perché è inevitabile che le ricadute di un'eventuale
coinvolgimento dello Stato di Empoli nelle alterne vicende della ristrutturazione fiorentina tocchino inevitabilmente le questioni logistiche, di sicurezza, di impatto economico, di viabilità della nostra, di vivibilità di una situazione, di una soprattutto zona residenziale già ampiamente vessata per i vari susseguirsi di eventi come Serravalle, ma anche la zona stessa di Corte Nuova. Quindi concludo l'intervento invitando tutti gli attori istituzionali di questa commissione, coinvolgendo ovviamente anche il sindaco Barnini, in una richiesta formale per concretizzare quelle che sono oggi voci da stadio o comunque chiacchiere da bar in un'effettiva proposta da valutare da parte di questo Consiglio Comunale. Perché prima dell'Empoli Football Club penso che debba essere la città e quest'Aula a decidere cosa debba essere fatto di questo stadio, perché non è tanto ospitare, finché non si è venduto ovviamente, perché non soltanto è una questione di competenza, ma anche laddove fosse venduto, in ogni caso, perché uno stadio sia a disposizione di due società sportive di Serie A, come minimo un passaggino da un consiglio comunale si dovrebbe operare. Quindi, in nome della trasparenza e della chiarezza, chiedo che formalmente i tre attori, Presidente di Commissione, Assessore Biuzzi e Sindaco Barnini, chiedano al Presidente della Fiorentina e il Sindaco Nardella cosa vogliono da Empoli. Grazie. Volevate dire anche Masi intanto, prego. Sì, grazie. Rispetto al contratto che la nostra amministrazione ha perfezionato all'Agenzia delle Entrate per la valutazione, questa valutazione alla fine è costata qualcosa alla nostra amministrazione e se sì, quanto? Grazie. Allora, stadio di Siena perché non è adatto. Allora, l'ultima volta che il Siena è stato in Serie A è passato diversi anni, chiaramente ci sono delle normative nuove legate anche non solo ai campi di gioco ma a tutta una serie di attività collaterali alla partita di calcio, a partire dalle necessità televisive, le necessità di illuminazione per l'alta definizione, la necessità di postazioni legate alle telecamere, insomma tutta una serie di necessità che da 10 o 15 anni a questa parte, sicuramente dal periodo in cui il Siena non è più in Serie A, sono state rivoluzionate. Ritengo che non sia più nemmeno paragonabile la Serie A che era 15 anni fa dalla Serie A che è oggi, per cui chiaramente lo stadio di Siena, non avendo più la necessità di effettuare partite, di ospitare partite Serie A, non ha più fatto nessun tipo di adeguamento sia strutturale sia dal punto di vista dell'impiantistica riguardo alla Serie A. Ad oggi mi risulta che solo gli impianti di Empoli e di Firenze siano in grado di ospitare la Serie A, sicuramente nella città metropolitana e sicuramente forse anche nella regione, se si esclude il Pisa che diciamo, potrebbe ospitare partite di Serie B, ma qualche cosa di integrazione avrebbe bisogno per ospitare partite di Serie A. Sarebbe opportuno che la Fiorentina non giocasse a Empoli, chiaramente la questione qui si ricollega alle problematiche di viabilità, alle problematiche di carico che si avrebbe sulla città e si è visto dianzi, no? Tutta la questione legata alle criticità che apporrebbe una squadra grossa come la Fiorentina all'interno di Empoli. Reggio Emilia non credo che possa ospitare un ulteriore campionato perché oltre a il Sassuolo ospita la Reggiana, per cui quando non ci gioca il Sassuolo in casa ci gioca la Reggiana che è Atos, mi pare, in Serie B, in Serie C, Serie B, per cui comunque Reggiana in Serie C.
Sì. Comunque, Sapevo tutte le di... settimane Reggio Emilia diciamo, occupato. Il polo di Via Sanzio esattamente dov'è? Praticamente è tra il campo di Santa Maria, il campo sportivo di Santa Maria e le scuole, quella zona lì. Ora di preciso la particella non l'ho portata, però tra il campo di Santa Maria e le scuole c'è le particelle dove verrà realizzato l'impianto sportivo d'Atletica. Comunque, per maggiori dettagli c'è tutto l'ufficio tecnico che ha i dettagli. Non si ho sentito rammentare l'Aramini, non si sposta nulla dall'Aramini. Io quando parlavo di altre società sportive che sono, diciamo, toccate da questa questione dello stadio, sono quelle che si allenano nel sottomaratona, esempio il judo, la ginnastica artistica, i corsi AFA che ci vengono fatti la mattina. L'Aramini verrebbe lasciato intoccato da questa cosa. Quando si parla di altre realtà sportive legate a questa questione stadio, si parla di quelle che sono nel sottomaratona. Poi, per quanto riguarda la richiesta al sindaco di Firenze, cioè della serie, io ve la dico come la penso in maniera molto, diciamo, sincera e pratica. Non essendo arrivato nulla, noi andiamo parliamo per atti, e quindi se non è arrivato nulla, cioè io non sarei per chiedergli nessun tipo di richiesta formale. E riguardo al contratto di valutazione, l'Agenzia delle Entrate, non mi ricordo la cifra, però è costata, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto un compenso per fare la valutazione, però non vi direi la cifra perché non me la ricordo, comunque ce l'ha il dirigente, potete farne richiesta. Allora, Assessore, il discorso è che collegate diciamo, le prossime mosse dello Stadio Castellani anche a un possibile utilizzo da parte della Fiorentina. Quindi, diciamo, la richiesta, anche se non è arrivato niente da parte loro, la richiesta ufficiale sarebbe anche per questo, cioè non si può attendere le mosse a una società di calcio per farsi condizionare, cioè il comune deve anticipare le mosse, non è che la Fiorentina deve farsi condizionare da quello. Ha detto l'assessore, parole testuali, che le prossime cose, perché ha detto che un'eventuale alienazione è dovuta anche a quello che si farà, a quello che farà la Fiorentina. Quindi, no, non è una cosa banale, perché dipende da quello che vogliono fare, allora che vada avanti o un'alienazione o la cosa, a prescindere dal discorso Fiorentina, non si può farsi condizionare. Ma l'assessore ha detto che è condizionato, chiaro sia a verbale che ha detto l'assessore è condizionato anche da un possibile utilizzo dell'impianto da parte della Fiorentina, quindi non è un altro discorso, è collegato. Quindi si anticipa perché non si può essere condizionati da se vediamo cosa, se no rimane tutto nel sé. È così, è quello che ha detto l'assessore, eh. Non è vabbè, 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 non vabbè. Prego, Scioni. Sì, in realtà è vero, questa omissione è stata un po' surreale. Siamo partiti con l'assessore che, giustamente, nel senso, io credo che ha detto ci sta condizionando. Secondo me era una condizione questa, che una volta venduto era ad un privato, fra l'altro con una gara a evidenza pubblica poteva vincere la Fiorentina. Cioè, non dimentichiamoci che lo stadio di Bergamo alla gara ha partecipato anche l'Albino Leffe, poi ha vinto l'Atalanta. Però te fai una gara, può vincere anche un altro soggetto, magari potevi mettere nel bando di gara che comunque l'Empoli Football Club ci potesse giocare, poi magari si trattava di definire gli affitti, però poteva vincere la Fiorentina, poteva vincere il Pisa. La gara si fa per questo, perché se no si fa la concessione, prima cosa, e quindi sono contenta che comunque gli eventi hanno fatto ripensare l'amministrazione, hanno fatto fare delle valutazioni che probabilmente quando le diceva un gruppo di opposizione non meritavano di essere ascoltate, invece ora rispetto a degli eventi si valuta. Comunque va bene, non,
Uno è chi arriva prima e sono le scelte che si fanno e l'impatto che hanno sulla città. Però la commissione è diventata un po' surreale se le scelte si fanno, certo. La commissione è diventata un po' surreale, credo un po' per colpa di tutti, anche probabilmente delle domande che abbiamo fatto noi, su cosa sia meglio per la Fiorentina, su quali stadi dove può valutare di giocare, che tipi di lavori devono essere fatti, quali stadi di serie B, serie C, che tipo di lavoro devono essere fatti, se i tifosi della Fiorentina c'entrano. Ecco, io non credo che si debba scrivere per chiedere qualcosa, credo che però si debba fare gli interessi della città, quello sì, che è un'altra cosa, che non è chiedere alla Fiorentina vuoi giocare a Empoli, è che l'amministrazione, anche le nostre commissioni, il Consiglio Comunale, debba vedere e poi magari se si valuta che è una cosa che può interessare alla città e ai cittadini di Empoli, che la Fiorentina ci giochi, magari ci si offre noi, però intanto credo sia opportuno che la città discuta su questa possibilità, anche negandosi da subito se si valuta che le condizioni non ci sono. Ecco, quindi io sono d'accordo che diventi argomento di discussione del Consiglio Comunale, ma non che si chieda al presidente della Fiorentina o al sindaco di Firenze se hanno intenzione di venire a Empoli. Credo debba essere una decisione della città rispetto a una possibilità che per eventualmente farci trovare pronti, ma addirittura per anticiparli. Quindi questo insomma mi pareva. Dopodiché sullo stadio credo che ci si debba rivedere, insomma, è un argomento, è dal 2015, quindi diciamo così che Biuzzi, assessore allo sport, e Barnini, sindaca, cominciano, cioè, poco dopo dell'inizio del loro mandato, inizia questa querela dello stadio. Ovviamente non è una cosa che ci impegna tutti i giorni, però si passa dal project, il project sì, il project no, si comincia a fantasticare numeri incredibili su commerciale, quindi con un'amministrazione che chiede sempre più cose e un Empoli Calcio che rilancia chiedendo sempre più commerciale, come se fosse fino all'impossibilità del project, e poi si arriva tutte però forse senza un necessario livello di approfondimento, lo dimostra appunto come ci manda in crisi rispetto a un'alienazione la possibilità che la Fiorentina giochi qui, forse ecco, che non dico che era prevedibile, anche che se dei lavori al Franchi se ne parla ormai da quando è arrivato il padrone americano, però ecco, e oltre a questa probabilmente altre condizioni vanno valutate, compresi i fallimenti, compresi che succede se l'Empoli Calcio retrocede e non in serie ancora più basse, tutte cose a cui non vorremmo pensare, ma quando si pensa di vendere una cosa importante come lo stadio, quindi non una concessione che tu rimani proprietario, ma venderlo, si deve pensare a tutte le possibilità future, anche quelle a cui non si vorrebbe mai pensare, perché poi una volta che è venduto è per sempre. Quindi credo che ora tutti si è chiesto, si è riscritto Annunziati, io spero che ogni tanto l'ingegnere Annunziati si degni anche di ricevere consiglieri di opposizione o rispondere perlomeno ai messaggi, chiedendogli un'altra volta un appuntamento, cioè chiedendogli un appuntamento, si vedrà anche queste valutazioni dell'Agenzia delle Entrate. Mi dispiace che l'assessore non mi sappia rispondere rispetto a quale norma di legge c'è il segreto per quanto riguarda il costo dell'Agenzia sulle Entrate. Si farà una ricerca tra le delibere pubblicate, è che è un po' faticoso fare consiglieri così, con tanti omissis da dover poi faticosamente ricercare. Nulla, credo che la commissione, Andrea, debba essere aggiornata, nel senso che una serie di, mi pare di capire che cambia la strategia dell'amministrazione, che l'alienazione non è più un argomento, l'unico argomento è quello che ci ha accompagnato dal 2021, quindi
si riazzera e si riparte. Quindi credo che la commissione, magari con chi è più titolato a fare queste scelte. Prego, consigliere Magnoli. Sì, buonasera. Io qui c'è stata tanta critica, però al di là di tutte cose giuste, il tempo che è passato non è passato in vano, perché comunque è stato partorito un progetto veramente ambizioso, quello di spostare, di creare un altro polo sportivo nella zona dove sarà nella Coppa, perché comunque lo stadio Castellani oramai era tantissimi anni che non era più usufruibile diciamo dal popolo in generale, perché comunque c'erano limitazioni, grossissime limitazioni. E quindi l'amministrazione comunale ben ha fatto a progettare, a prevedere, a tirare avanti un nuovo progetto. Almeno questo diamogliene atto, perché se si riesce a realizzare questa nuova struttura è veramente qualcosa da tantissimi anni e non veniva fatta ad Empoli. Poi come sarà la vendita dello stadio, quello è, ci sarà certamente da valutare tutte le condizioni giuste che si infatti, però ecco, che ci si sia mossi in modo giusto, io bisogna gliene dia atto, scusatemi. Prego, Masi. Sì, grazie. No, su quello che diceva Atos, noi, il nostro gruppo consiliare, ha votato a favore della variante di tutti quelli che sono stati gli atti portati per la costruzione di quella pista. E il problema è che questa commissione era sullo stadio e quindi, diciamo, tutte le perplessità e le preoccupazioni che sono uscite rimangono in piedi nonostante il progetto della nuova pista. Quindi, tutto qui era per precisione e confronto. Poggianti. Sì, mi pongo ad integrazione, se me lo consente, dell'intervento del collega Masi, sottolineando anche io come se avessimo impiccato ancora una volta la realizzazione della pista ciclabile e della realizzazione degli ulteriori palazzetti alle vicende dello stadio. Oggi non avremmo vissuto soltanto il fallimento di una riqualificazione di uno stadio, ma avremmo anche purtroppo elevato le odi funebri di tanti altri sport cosiddetti minori, perché oggi avremmo avuto tanti concittadini alla porta del comune a chiedere un serio investimento in opere che altrimenti non sarebbero mai state realizzate perché ad oggi non avrebbero potuto più usufruire, e concordo con quello che diceva il consigliere Bagnoli. Quindi anche noi abbiamo votato a favore per quanto riguarda portare fuori la pista ciclabile, sì, buona, la pista d'atletica e la realizzazione del master plan per lo sport, sottolineando nuovamente come tutto il centrodestra aveva presentato già in campagna elettorale il medesimo progetto con tanto di planimetria che l'avevamo battezzata la cittadella dello sport in quella zona, poi ripreso dall'assessore Biuzzi, e ne siamo ben lieti che ci si trovi su questo stesso fronte. Però consapevoli che il tema di oggi è lo stadio e ancora una volta tramonta quello che può essere un orizzonte di intravedere un progetto quantomeno preliminare per il suo rifacimento. Grazie consigliere, sono altri interventi. Posso? Prego Battini. Sì, no, volevo chiedere una cosa in merito, sempre giusto prima di finire. Non abbiamo capito la volontà quindi dell'amministrazione riguardo la questione stadio, cosa vogliono fare, specialmente con la Fiorentina. Comunque, una domanda la volevo fare. Visto che l'assessore, mentre spiegava la situazione del polo nuovo, insomma, che verrà fatto per la pista d'atletica e quant'altro, ha detto che questi lavori partiranno da quest'anno, ora non ha detto specificatamente il mese, però comunque sia da quest'anno, e dureranno minimo 2 o 3 anni. Quindi si può considerare, penso, anche la ristrutturazione dello stadio eventuale posticipata, perché altrimenti dove potrebbero allenarsi loro durante, cioè se partono simultaneamente sia la ristrutturazione dello stadio, immaginiamo, sia questi lavori, loro non hanno più un posto dove allenarsi, perciò penso che una cosa escluda l'altra, a questo punto lo stadio non se ne parli per i prossimi minimo 2 o 3 anni, nel migliore dei casi, giusto?
Credo sia questo, così. Allora, chiaramente la questione della pista d'atletica è una questione che cioè, il concetto è non si può lasciare la società sportiva d'atletica senza pista e quindi, diciamo così, la traslazione dell'atletica in un altro posto nuovo dove allenarsi è propedeutica alla realizzazione dello stadio, sicuramente. Cioè, non distruggo un pezzo della pista d'atletica prima che non ci sia la pista d'atletica pronta dove far allenare quelli che hanno visto distrutta la pista d'atletica vecchia. Ecco. Quindi così, conferma l'assessore, scusi. Sì, confermo. Ok. Sono altri interventi? Non ne vedo. Comunque dico che, essendoci state delle mancanze, l'assessore ha rimandato agli uffici tecnici per vari aspetti, ripeto, per quanto speso dal comune di Empoli per far fare valutazione agenziale delle entrate e altro, vista anche la mancanza del sindaco, magari ci possiamo riaggiornare in un altro momento, se anche l'assessore è d'accordo, sapendo tutti i dati. Non dico subito, ma anche con gli uffici anche. Io non so se questa commissione era stato interpellato il dirigente, era stata invitata. A me mi è stato detto di venire e ho fatto la parte politica della serie. Non so se era stato invitato il dirigente dal presidente. L'aveva invitato? Non l'avevamo invitato personalmente, allora, ma quando... Allora si è risposto da solo, Presidente. Sì, ma è stato invitato il sindaco, ripeto, non mi sono risposto da solo, che voleva partecipare in prima persona. Quando anche in altre commissioni, parlo per la mia, quindi per la prima commissione, l'amministrazione, gli assessori o il sindaco hanno ritenuto che per approfondire aspetti tecnici ci fosse bisogno degli uffici, si sono sempre presentati senza neanche io ne fossi a conoscenza, senza bisogno del mio invito. Però, se mi viene detto da parte dell'assessore che c'era bisogno del mio invito, nella prossima volta, appunto, nella prossima commissione in cui ci ragioneremo, sarà... Io mi aspetto che l'amministrazione sia preparata, l'assessore sia preparato o il sindaco che ha voluto e ha rimandato la commissione doveva essere preparato anche tecnicamente, visto che è la sua materia. Se l'assessore non lo è, tecnicamente c'è lui. Un dirigente apposito che appunto, non ha invitato, se, Presidente. Se l'assessore riteneva non poter rispondere a queste domande, poteva invitare anche lui il dirigente. Quindi ci riaggiorneremo e sarà mia preoccupazione di fare invitare anche gli uffici. Quindi dichiaro ore 19:36 chiusa la commissione. Grazie.